Bullseye. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo 11° video di Pokémon Nero 2 Nuzlocke Challenge, Randomized Challenge, scusate. Ok ragazzi, come vedete siamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta perché, come vi dicevo nell'ultimo video, sto usando praticamente il salvataggio, gli slot di salvataggio che si trovano nell'emulatore, che trovo ottimi perché si può salvare in qualsiasi momento. Comunque qui scatterà un orgione dalla madonna perché tipo siamo 3 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 di là 12, incredibile. 3 contro 12. Cominci da me. Cos'è sta mafia? Vabbè. Comunque rompiamo il culo a quanti più seguaci del team plasma possibile. Porca puttana Machstomp. Il nostro primo Pokémon è Nidoqueen, ma io sinceramente non per qualcosa, ma metterei Grass. Così è. Giusto perché preferisco. Comunque non posso allenare i Pokémon, cioè non posso portarli oltre questi livelli qui, perché comunque la storia non me lo sta permettendo, dato che vorrei incontrare appunto qualche pezzo d'erba per continuare. Comunque mi avete detto che qui vicino, appena finisco questa quest, posso riandare a catturare, perché c'è Volcarona, mi avete detto. E Volcarona tra l'altro è uno dei miei Pokémon preferiti, perché della quinta generazione, perché è un qualcosa di stupendo sia a livello competitivo che a livello di bellezza. È una cazzo di non so che cosa. Cambio, sperando che al livello 30 non sappia già Gelodenti, ma se non mi sbaglio lo impara da Ferali dietro in poi, quindi non dovrei avere problemi. Infatti Sgranocchio. Io andrei con Vorticerba di nuovo, perché tanto sono sicuro di killarlo. One shot, one kill. E infatti è così. Non so se mi tocco i capelli, ma devo tagliarli il prima possibile, perché mi sto già rompendo il cazzo di avere i capelli così lunghi. Anche se io di solito porto creste anche molto più alte, ma sinceramente mi sono un po' rotto il cazzo. Io non so adesso che cazzo devo fare. Forse devo fare... ah, vedere una mano a comodo. Ok, 2 contro 1. Date, facciamogli vedere cosa... oh, lotta in doppio, bella, vai così. Raga, se mi killa il Pokémon, il mio compagno di squadra, io non ci posso fare niente. Quindi il Pokémon me lo tengo, perché tipo mi attacca con Surf e tipo mi killa, non lo so. Se mi attacca il mio compagno di squadra e mi ammazza, io il Pokémon non me lo levo. Se mi attacca il Pokémon avversario, tutto quello che volete voi, il Pokémon va KO e arrivederci e grazie e tante care cose a tutti. Intanto mi arrivano messaggi su Facebook e WhatsApp sempre quando registro, perché fuori dalle registrazioni a me non mi si incula mai nessuno. Comunque raga, volevo ricordarvi di lasciare un like alla mia pagina Facebook che trovate in descrizione, perché stanno per tornare dei contest sul canale e stavolta in palio c'è qualcosa di molto molto grande. E quindi, e dato che comunque la pagina Facebook entra sempre in questo entra nei miei contest, perché comunque i vincitori io le estraggo sempre lì sopra, io vi consiglio di andare a lasciare un like, perché dovrebbero arrivare o questa settimana qui o settimana prossima, e appena possibile mi organizzo. Comunque vi dico già che è in collaborazione con una casa di hardware, quindi immaginate che cosa potrà succedere. Adesso penso di doverla... ok, di aiutare te. Comunque stiamo a rompere il culo a tutti, proprio stragi incredibili. Qui lo stesso discorso di prima, Virizion. Minchia. Per fortuna ho Nidoqueen come primo Pokémon, che è di tipo veleno, e Virizion, se non mi sbaglio, è di tipo erbalotta. Se non sbaglio. Mi pare di sì, però. Che tra l'altro Virizion dovrebbe... io il nome del trio di Virizion non me lo ricordo mai, ma mi pare si chiamasse il trio dei paladini, una cosa del genere. Rimembratemi voi nei commenti. Comunque vi invito subito a lasciare un like, perché li avete diminuiti di nuovo e Gesù si arrabbia. E voi lo sapete che quando Gesù si arrabbia poi finisce, c'è proprio lutto incredibile in tutto il mondo. E cazzo, sono di tipo veleno. Merda, fermati, basta. Ok, doppio smash, Arken evita l'attacco. Oh, incredibile. Io manderei Furi. Sì, mi conviene.
E andiamo avanti. Dai, Weezing attacca e leva qualcuno di torno subito. E basta, su. È un po'. No, non fai danno anche su di me, vero? Non dovrebbe. E invece sì. Fortuna vuole che a me fa poco danno. E forse Antica dovrebbe farne ancora di meno. E infatti, Snover lui manda, che tra l'altro fa scendineve. Quindi io inizio a prendere danno. Però noi faremo prima che. Allora, gelo scheggia. Ah, è più veloce. Tra l'altro dovrebbe anche morirci Arken. E infatti è così. Bello Snover, grande. Ma non me l'aspettavo. Ok. Ah, ma lui c'ha ancora l'ultimo Pokémon, Shinx. Prepotenza di Shinx. Mamma mia, po' prepotente. Tra l'altro c'ho ancora il mio attacco in canna. No? Ah, perché il Pokémon era scomparso praticamente. Però adesso ce l'ho in canna e dovrei attaccare io per primo e bella Shinx. Ciao. 200 in tutto, niente di che. La nostra nave non siamo riusciti a fregare. Vabbè, non ho letto bene. Non è possibile. Accidenti, che facciamo? Abbiamo fatto Piazza Guida, ora vediamo di scoprire qualcosa su quel Purloin. Purloin, cioè io dalla. Allora, raga, dalla quarta generazione in poi ho qualche grave problema di pronuncia. E tu chi cazzo sei? Guarda un po', tu sei quel vecchio che stava per finire congelato nel deposito frigo e ti chiami Violante, per forza parla, cosa intendete fare con questa nave? Ah, sei tu, quel ragazzino pestifero, che intendiamo fare? Nulla di nuovo, stiamo cercando un'altra volta di soggettare un Pokémon Draco leggendario per dominare Uima. E non lasceremo mai dei ficcanaso che come voi ce lo impediscano. Trio oscuro, portateli via. Ah, i ninja! I ninja! I fortissimi ninja. Che ci hanno portato via non so come. Incredibile! Come cazzo hanno fatto? È un gruppo che ha delle abilità soprannaturali come quella di immobilizzare le persone e farle sparire. Ma piuttosto cosa intendi? Vabbè sì, vabbè, la storia la sappiamo. Io sul percorso 6 c'è qualcosa che voglio controllare. Mi raccomando, abbi cura di te. Ok, bella zio. Io vorrei andarmi a curare, se a voi non dispiace. E il centro Pokémon dovrebbe essere da queste parti. Io mi perdo sempre in queste cazzo di città. È qui? No. Che cazzo è il centro Pokémon? No. Ah, ma io devo andare verso sopra. È di qua il centro Pokémon. Ok, centro Pokémon è qui. Adesso, se non sbaglio, devo andare nella cava Pietrele. Ma che cazzo sto a fare? Oh. Ma dov'è il centro Pokémon? Eccolo. Oh, e che cazzo, su. Centro Pokémon sicura. Adesso dovrei andare alla cava piroelettrica e proseguire con il mio gameplay. Ma adesso vorrei vedere a quanto sono arrivato di registrazione. 7 minuti, facciamo un'altra 7. Perché 7? Perché 7 è uguale a 6 meno 1 e 6 aggiungendo altri 2, 6 fa 666. Coincidenze? Io non credo. Adam Cadmon è stato qui. Ok, andiamo avanti. Quasi quasi io mi fermerei qui ad allenare. Quasi quasi, eh. Però non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Allenerò prima della prossima palestra. Ma io attento, avevo già battuto. Per crescere forti non c'è niente di meglio che l'allenamento. Ma è deciso, serio. Allora, allena Pokémon, il più minchia. Tra l'altro io non ho un Pokémon che abbia mosse di tipo terra. Non è vero, c'ho Nidoqueen con battiterra. Che ancora non gliel'ho dato. Perfetto. Quindi sono fottuto. Ah no, c'ho Zoroark. Che è di tipo buio, però lui è di tipo psicoacciaio. Però non dovrebbe andarmi tanto male con l'inseguimento. Ah, mi avete detto perché fa quelle scintille e perché prende un bordello di esperienza. Perché praticamente mi avete detto che Zoroark mi viene dato come Pokémon scambiato nonostante mi sia stato regalato. Perché comunque mi risulta ancora come Pokémon DN, dato che Zorua alla fine era DN e non era un Pokémon selvatico. E effettivamente ci avete ragione. Finta dovrei ammazzarlo. E infatti, bella. Dovrei prendere anche abbastanza esperienza. Infatti. Azurill, cambio e mando Sparkle perché sì. Non mi ricordo a che livello evolve Sparkle, però appena evolve abbiamo un Pokémon della Madonna perché Electros è qualcosa di spettacolare, dato che è di tipo elettro e le mosse di tipo terra su di lui non hanno effetto perché ha come abilità levitazione. L'attacco speciale aumenta, rimbalzo, salta in alto e io metto un attimo in pausa perché altrimenti qui mi citano per copyright. Un attimo, è proprio a tra poco poco. Ok, rieccomi, perché ho le cuffie? Via, via le cuffie. Ok, via le cuffie. Andiamo avanti. Per di qua. Oh, c'è Camor. Perfetto.
Avresti un secondo? Sì, ce l'ho un secondo. Entriamo qui? Che entriamo? Fa che? Non so se se ne sente ancora parlare, ma dalle parti di Forte Brezza è successo qualcosa di strano. Dicono che all'improvviso la temperatura sia arrivata a meno 50 gradi. Temperature simili sono state registrate anche ad Ostropoli di Becciovi. E se questo fenomeno fosse collegato a quello che è successo a Team Plasma? Vabbè. Surf! Che culo! Tra l'altro io non ho un Pokémon d'acqua, ma perché ho il Becam se ne va di là, no? Okay, torna qui. Tra l'altro la webcam sarà il mio prossimo acquisto. Non so quando, perché comunque non ho soldi al momento. Tra l'altro mi avete detto che qualcuno mi regala un Derling e ci avevate ragione. Sperando che mi sia Genesect! Che culo! Io lo chiamo robot. Che culo! Mi è andata di lusso! Mi è andata di lusso livello 1000! Che culo, coleottero acciaio! Che culo! Che culo assurdo! Porca puttana, che culo! Che culo incredibile! Che cazzo è? Oh, io ti conosco! Non mi ricordo il tuo nome, ma ti conosco. E voi siete? Che strano che poi non sarà mai. È Cobalion. Oh, Cobalion, che aspetto solenne. Ah, gli spadaccini si chiamavano. Gli spadaccini solenni, tipo. E tipo ne erano tre, ma alla fine diventano quattro. Perché anche Keldeo, nella forma ultra pro, pompato, steroidi, diventa anche lui un paladino della mia minchia. Si è apparso, forse ha scelto l'oro per aiutare a sventare il pericolo che incombe sulla regione di Unimi. Io non sono come N, non ho la capacità di leggere il cuore dei Pokémon, ma se riuscirai a conquistare l'amicizia di Cobalion ti sarà di grande aiuto. Ok, posso andarmene? Sì. Tu, la cava pietra elettrica è fantastica, io vorrei entrare qui. A fare un cazzo però. Qui posso catturare? No, perché è sempre lo stesso percorso. Oh! Non lo so, avevo visto qualcosa che scintillava. Però vabbè, mi sarò impressionato. Comunque, quella è bella. Io faccio una cosa. Vorrei mettere in pausa per registrare. Però, giusto per portare tutto a livello 35. Però non ho voglia e quindi farò così. Ok, vediamo bene che cazzo vuole. Ehi, lo sapevi? Se spingi le rocce fluttuanti si muovono. Ah, questo è saturo di elettricità. Tra l'altro io non posso catturare qui perché ho già catturato Machamp. Quindi, scialla. Ma io... E come le sposto? Scusa, se non le piglio. Tra l'altro tipo adesso mi minchia Snorlax. E... quanto ho registrato? 12 minuti, 13. Allora facciamo, raga, che questo video finisce qui. E poi nel prossimo episodio ci faremo tutta la cava pietra elettrica insieme. E probabilmente mi vedrete già. Ah, stavo dicendo perché. Probabilmente mi vedrete già con i Pokémon a livello un pochino più alto. Perché ho intenzione di allenarli e portarli tutti a livello 35 o 36 che sia, non lo so. E niente, questo video. Minchia, Slowking. Niente, questo video finisce qui. Spero che l'abbiate apprezzato sempre come tutti gli altri. Mi raccomando, lasciate un like alla pagina Facebook, lasciate un like al video, commentate questo video con, non lo so, se la serie vi sta piacendo, volete votare questa serie, avete qualcosa da proporre per la serie, non lo so. Qualsiasi cosa è ben accetta, io rispondo quasi sempre a tutti i commenti, a meno che non ce ne siano troppi e quindi magari qualcuno si ripete e non rispondo a tutti. Ma sappiate che li leggo tutti comunque. E niente, questo video finisce qui, datevi saluta, credete siano con voi sempre e...